Il porto di Venezia è uno dei principali snodi della rete ferroviaria europea e punto di collegamento tra i corridoi terrestri e marittimi mediterranei. Allo stato attuale, la rete del comprensorio ferroviario portuale presenta alcune criticità dovute alla sua conformazione infrastrutturale e alle interferenze con il sistema stradale, anche a fronte del costante aumento del traffico ferroviario degli ultimi anni e in prospettiva di sviluppo. Per superare questi limiti, nel dicembre 2018, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e la Regione del Veneto, hanno sottoscritto un accordo del valore complessivo di 50 milioni di euro e prevede numerosi interventi atti a potenziare lo scalo ferroviario di Venezia Marghera, come ad esempio binari di standard europeo per accogliere treni da 750 metri, il raddoppio del binario lungo via elettricità, una nuova stazione all'attuale Porto Breda e un sistema centralizzato di controllo. All'interno di questo accordo, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale realizzerà con fondi propri e anche grazie al cofinanziamento del progetto europeo Veneto Intermodal un nuovo ponte ferroviario apribile, del valore complessivo stimato di 8 milioni di euro. Il ponte attraversa il canale industriale ovest e presenta la campata centrale pivotante, soluzione che consentirà di garantire l'uso del canale anche alle imbarcazioni di servizio e da diporto. Questo nuovo ponte ferroviario consentirà di ridurre notevolmente i tempi di manovra dei convogli provenienti o destinati alla zona sud-ovest del porto, eliminando il passaggio alla stazione di Mestre, limitando le chiusure dei due passaggi a livello e le interferenze con il traffico stradale portuale e urbano. Grazie a questo e ad altri interventi previsti, il porto di Venezia sarà più verde ed efficiente, anticipando le nuove sfide della mobilità delle merci nella rete ferroviaria europea.